Ci troviamo qui in piazza Partenico, nella storica fontana degli Otto Cannoni, per ricordare a Partenico e ai partenicesi purtroppo anche l'origine del nome di Partenico, Pars Inigua. Perché oggi stiamo ricordando questo? Stiamo ricordando questo perché ieri sera è successo qualcosa di veramente grave. È da tempo che succedono cose gravi a Partenico, parlando più che altro di quella che è la microcriminalità, Scassapagliara, la feccia come l'abbiamo definita nel tempo, coloro che si permettono di entrare e rubare nelle case degli anziani. Secondo me questa merda di persone, no, sono nati senza padre e senza madre, perché se in un momento riflettono che cos'è un anziano, che cos'è una persona di 80 anni, un padre, una madre, ovviamente noi siamo sicuri che non alzerebbero le mani, non ovviamente prenderebbero a legnate ragazzi ventenni, che coraggio che ci vuole, te da 20 anni, perché se con una cristiana a 80 anni, a 70 anni una seggia, veramente avete i coglioni. E tutto questo viene da una cosa che noi stiamo analizzando nel tempo, e che a Partenico, una volta tempo della marijuana, tempo dell'erba, e ovviamente come al solito si evolve nel tempo, oggi è diventata la Partenico di un fiume di cocaina. Cari investigatori, a Partenico la cocaina arriva a fiumi e i ragazzi ne fanno uso continuo. E poi ovviamente, presi da queste anfetamine, presi da questo coraggio, incominciano, per andarsela a ricomprare, a rubare nelle case ed ad entrare nelle case degli anziani pigliando la bastonata. E allora, vedete, ci sono tante cose che succedono in questo territorio. Succedono che ci sono gestori di bar, gestori di attività che permettono, pur di guadagnare 10 euro, 20 euro, 30 euro, di sedersi malavitosi, di sedersi persone inique e farli riempire di alcol. E questi sono gestori che andrebbero chiusi, bar che andrebbero chiusi. E ci sono poi ovviamente quelli che sono gli spacciatori locali che continuano a far camminare fiumi di cocaina. Ieri sera l'aggressione in via Pisa a una anziana di 80 anni che è andata a finire ricoverata perché già precedentemente è una vedova che precedentemente era stata derubata in casa, si era organizzata con un cane Labrador proprio per evitare che questi delinquenti continuassero a molestarla. E la cosa grave, care forze dell'ordine, è che questi sono armati. Hanno sparato due colpi di pistola al cane uccidendolo e hanno massacrato di botte l'anziana che è andata a finire ricoverata. Questo non è un paese normale. Questo è un paese dove a questo punto io chiedo l'intervento delle forze di polizia in massa, sia per quanto riguarda lo spaccio delle sostanze stupefacenti, sia per quanto riguarda gestori di bar che consentono, sedute a tavolino, a persone di ubriacarsi e di fare il bello e il cattivo tempo a Partenico. È una Partenico veramente disastrata, dove tra le altre cose colpa anche della politica, di una politica totalmente assente, di un'amministrazione totalmente assente, perché il cittadino va educato. È vero che c'è la crisi, ma la crisi non significa andarsela a prendere con le persone anziane che possono essere i nostri genitori. La cosa grave che ho sentito ieri,
che voglio lanciare l'allarme è che tantissimi cittadini di Partenico mi hanno telefonato e si stanno organizzando. Organizzando significa vogliono fare le ronde, organizzarsi significa vogliono fare loro i giustizieri della notte. Se ne acchiappano a qualcuno o lassano da terra senza che ci pensano lo voto. Qualcuno potrebbe anche dire bene fanno, ma ovviamente la legalità non è questa. Non si fa giustizia con le proprie mani, anche perché, vedete, queste cose inutili, queste cose riettare, questo rebuscio della società, trovano anche giudici compiacenti che possibilmente vengono arrestati con tanti sacrifici dalle forze di polizia, e l'indomani vengono buttati fuori o perché le carceri sono piene o perché magari trovano qualche giudice che gli dice «un lo fare chiù, vado in casa». Non funziona così. Il cittadino va tutelato, la sicurezza prima di ogni altra cosa, e ovviamente quando uno di questi viene preso sa va a ghettare la chiave, vanno a ghettare da rintra e ghettare la chiave, perché caro signor giudice, io vorrei vedere se uno di queste persone che viene davanti a lei per essere giudicato avesse stato suo padre e sua madre, se lo rimetterebbe in libertà oppure butterebbe o farebbe squagliare la chiave dove in una cella del Lucernone senza farlo uscire più. Così è. Quando uno non veniamo toccato non ne frega niente. E non funziona così. La legalità non è l'elastico delle mutande che si allarga e si stringe come si vuole. La legalità è legalità. È tutta un'altra cosa. Difficile dire se siamo nel West, dove ognuno spara quando gli pare, oppure in una banlieue, in una sorta di borgo di periferia di una grande città dove vivono poveracci e delinquenti di ogni tipo, pronti ad occupare le case, come succede a Roma, o a saccheggiare un supermercato, come succede a Parigi. Qua siamo a Partenico, periferia dell'impero, che nel 1600 era definita dallo storico Fazzello locum ad latrocinandum notissimum, cioè luogo notissimo per arrobare. È passato molto tempo da quando nella via Madonna non si poteva camminare o entrarci col carretto pieno di ortaggi senza il pericolo di essere rapinato. Si dice che nell'agosto del 1927 ci furono 24 omicidi, quasi uno al giorno, e che il prefetto Mori riuscì a arginare, ma non ad eliminare il problema della delinquenza mafiosa, che trovò un suo grande protettore proprio nel federale di Palermo, Alfredo Cucco, da Mori accusato e assolto dal tribunale di Palermo con grande tripudio di tutti i sindaci mafiosi della zona, i quali gli avevano regalato una Isotta Fraschini. Le notizie sono tratte dal libro San Giuseppe la mafia del compianto Gioacchino Nania. Adesso la via Madonna è tranquilla, ma ci sono nuclei di masconcelli locali o dei paesi vicini che in assenza del donno, cioè del patriarca locale che tiene tutti a posto, ormai scorazzano per le strade del paese per assaltare le case dove vivono vecchietti indifesi e poterli rapinare. Ieri sera è successa una vecchietta di via Pisa, la quale, poiché non era la prima volta, furba la nonna, aveva pensato bene di mettersi a casa un labrador attrezzato per la difesa e l'offesa. Non appena si sono presentate i due sguazzabottighe, forse scalando il balcone o entrando con il nipote, il cane li ha azzannati e i due, che camminavano armati, hanno ucciso il cane a pistolettate. Fortunatamente gli spari hanno allertato i vicini, che sono accorsi, e i due eroi sono stati costretti a darsi alla fuga. E attenzione, non pigliamocela con i rumeni, con i negri, con gli extracomunitari. Questa è roba nostrana. Sono del posto, sanno dove colpire. Domanda: è normale tutto ciò? Risposta: no. Partenico è stato il paese del buon vino, poi del vino sofisticato, il paese dei broccoli di Partenico, Ropumaroro Tunno. Di Partenico infine l'erba di Partenico, nota ai giovani palermitani perché procura sballi da favola. Adesso ci sono buoni motivi per credere che a queste fonti di accumulazione illegale si sia sostituito lo sniffo, cioè la circolazione a fiume di cocaina e di altre sostanze iperstimolanti.
accanto al tradizionale sotterraneo traffico di armi e al fiorire di centri scommessa con sede all'estero. Insomma, non è che altrove sia molto diverso, ma a giudicare dagli ultimi fatti e dalle ultime aggressioni a persone indifese, abbiamo il sospetto che ci si trovi in una sorta di enclave dove si può esercitare la delinquenza senza troppi problemi, poiché i controlli del territorio sono pochi e i malacarne invece sono molti. Vi ricordate nel film Il Padrino, parte terza, cosa diceva fratello di uno che doveva convincere un testimone a non testimoniare? Sogno reparte nico.